Va ora in onda Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper. Gentili ascoltatori di Radio Pipe, buonasera, benvenuti al nostro consueto settimanale di approfondimento Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, in studio Massimo Bonella. Saluto subito alla regia qui a Fontana Fredda Paolo Gavasso e altresì un saluto alla regia, o meglio alle regie, si può dire, del network Radio Science TV di Treviso, vale a dire a Rosario Moreno e Ugo Moreno, rispettivamente Rosario a Treviso e Ugo invece a Modena. Una emittente online, Radio Science, che ringrazio perché ci ripete gratuitamente questo programma che nasce qui da Radio Piper di Fontana Fredda, dalle frequenze dei 88.800 MHz, 93.8 per tutto l'Alto Adriatico. Ricordo che siamo in stereofonia e col sistema RDS. Dunque ci potete ascoltare praticamente da Venezia fino in Istria, quindi un saluto anche ai nostri connazionali che ci ascoltano anche da oltre confine. Detto questo, io darei subito la linea ad Alviano Appi, che ve lo presento. Lui fa parte dell'associazione culturale Il Sicomoro di Pordenone, un'associazione molto importante che da tempo, parliamo del 98-99, sta organizzando una serie di convegni, conferenze in tutto l'Alto Adriatico su temi relativi a più settori. Si va dalla legalità, rispetto per l'ambiente, anche si va a toccare quell'argomento che a volte è un po' delicato, ma è anche giusto parlarne, approfondire in maniera universale, cioè la spiritualità. Ilsicomoro.com è il sito internet per maggiori approfondimenti. Prima di dare la linea a Aviano, consentitemi un mio pensiero. Siamo in democrazia, insomma, ecco, fa veramente, tristezza, insomma, vedere tutta questa gente per le strade che si prepara a questa festa di questo Halloween, che ogni anno si potenzia sempre di più, questa festa dove vediamo apparire maschere brutte, draculane, cioè non so neanche come chiamarle, cioè vediamo questi orrori per strada. Cioè io voglio dire solo una cosa, per cortesia, mi riferisco a quella che è la società civile che abbiamo qui in Italia. Per cortesia, c'è un minimo di rispetto per i nostri morti, perché questo è un giorno che è triste, è il giorno più triste dell'anno, e questi morti, questi nostri cari, vanno rispettati. Bisognerebbe concentrarsi nelle famiglie per ricordare, per parlare di loro nei cimiteri, per ricordare, per portare avanti la memoria di quello che hanno lasciato, non prenderli in giro con queste cavolate veramente veramente schifezze maschere che vanno a rappresentare i mostri. E insomma, allora, sì, sono un po' schifato. Oggi ero che giravo per Mestre, Venezia, insomma, vedevo tutte queste maschere, cioè, mi veniva il vomito, onestamente. Un po' di rispetto per i nostri morti. Allora, prego Alviano, a te, so che è un ospite anche molto importante, e quindi noi ci sentiamo al termine. Grazie Massimo e buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Allora, come accennavi prima, sì Massimo, la nostra associazione parla di legalità, ambiente, politica, economia, spiritualità. Stasera trattiamo l'argomento della salute. L'argomento della salute, diciamo, non è che sia estraneo
alla legalità, alla spiritualità, all'ambiente, all'economia. Gli aspetti dell'uomo sono tutti interattivi. E quindi pensiamo e crediamo di fare una cosa utile. Questa sera abbiamo in linea un medico ayurvedico, Stefano Lautieri. Intanto lo ringrazio, buonasera Stefano, grazie per essere con noi. Buonasera a voi. La prima domanda, diciamo, ecco, tu adesso sei considerato, possiamo considerare un medico ayurvedico, ma tu sei un medico, come si può dire, così tradizionale nostro. Parlaci un attimo degli studi che hai fatto, di che cosa hai studiato, che cosa sei in realtà. Allora, il mio iter universitario è cominciato appunto con la laurea in medicina e chirurgia, che prevede appunto 6 anni di corso di laurea. Una volta laureato, poi ho intrapreso la specializzazione in dermatologia e venereologia, quindi tutte le malattie della pelle e le malattie venere. Finito questo percorso, ho poi fatto ancora un percorso di tipo universitario in qualità di ricercatore, in pratica ho fatto il dottorato di ricerca in scienze e tecnologie cliniche, rimanendo quindi per altri 3 anni nell'ambito universitario della ricerca. Finito questo percorso, poi c'erano diverse cose che non mi andavano dell'ambiente universitario e diciamo della sanità pubblica in generale, per come viene gestita e come, diciamo, come viene approcciato il paziente soprattutto, e quindi ho preso la decisione di fare unicamente libero professionista. Ecco, diciamo che allora tu praticamente hai un curriculum abbastanza ampio, lungo su quella che è la medicina classica, vero? E poi decidi un poco di abbracciare questa disciplina, questa scienza, questa conoscenza che diciamo che viene dall'antica India, che è l'Ayurveda. Un po' stavi accennando infatti alle motivazioni, quindi tu cambi, come mai? Perché? Guarda, il cambio è stato un cambio graduale, per dire la verità. Devo essere sincero, chi mi ha avvicinato alle medicine alternative è stata mia moglie, perché per prima si è avvicinata lei, mia moglie è un'infermiera, ha intrapreso anche lei un percorso di terapie alternative, chiamiamole così, a me piace chiamarle complementari, perché alternative dà più il senso di qualcosa di strano, di diverso, invece sono complementari, cioè sono delle scienze millenarie che conoscono in maniera approfondita quella che è la nostra fisiologia e permettono, con l'utilizzo appunto di sistemi naturali, di riequilibrare, portare in riequilibrio il corpo. Quindi ho iniziato, per dire la verità, con un interesse per la medicina tradizionale cinese, quindi l'agopuntura, e poi qualche anno dopo, se vogliamo quasi in maniera casuale, ho incontrato l'Ayurveda, che mi ha interessato all'inizio così in maniera più, diciamo, non approfondita, per poi fare un primo corso di diagnosi del polso. Cioè in Ayurveda si impara a ascoltare il polso, una cosa che i medici, nostri medici, i medici italiani facevano fino a un po' di anni fa, che però si è gradualmente persa la capacità di ascoltare il polso. Scusa, sì, è interessante questa cosa, ci fermiamo un secondo, perché una volta, io ho la mia età, ho superato i 60 anni da un po', ma mi ricordo che quando ero piccolo, 5-6 anni così, se andavo dal medico, ti guardava la lingua, ti guardava le unghie, ti guardavano gli occhi, in fondo la gola, ti tastavano, cose che adesso in realtà non succedono molto. Che cosa vuol dire questa presa del polso, questo studio del polso da parte dell'Ayurveda? Che cosa si comprende? Diciamo che nel polso, nell'ascoltazione del polso, è racchiusa tutta la nostra fisiologia.
diciamo che questa tecnica è una tecnica che è lunga e non semplice da imparare, però con una certa applicazione, diciamo con il tempo, con la pratica, si riescono ad apprezzare tante sfumature nel polso che permettono di ottenere delle informazioni sulla fisiologia della persona. La nostra medicina purtroppo negli ultimi anni in particolare si è affidata sempre di più alle indagini strumentali, quindi il medico ha un po' perso la capacità di guardare il paziente, ascoltare il paziente, soprattutto fare le domande al paziente. Ci si affida agli esami strumentali anche, purtroppo devo dire, per una ragione medico-legale, perché se c'è un riscontro di tipo strumentale il medico si sente più tranquillo. In realtà però noi siamo un po' più complessi di tutto questo, la nostra fisiologia è ben più complessa e il modo in cui noi creiamo malattia nel nostro corpo non è esclusivamente di tipo fisico. Senti, l'Ayurveda ecco, ha dei principi fondamentali. Com'è che si muove? Dacci un'idea a chi ascolta, che magari proprio è la prima volta che sente parlare di questa disciplina. Allora, guarda, l'Ayurveda, il termine Ayurveda significa scienza della vita. Infatti l'Ayurveda ha una filosofia piuttosto semplice, se vogliamo, cioè tende ad armonizzare la nostra vita, il nostro fisico, il nostro corpo con la natura che ci circonda. Perché in linea di principio noi nella natura troviamo tutto quello che ci serve per poter essere, stare in salute e vivere bene. Quindi diciamo l'Ayurveda tende a far sì che l'uomo viva in armonia con quello che lo circonda. E se vogliamo schematizzare in maniera semplice un po' quella che è la filosofia ayurvedica, l'Ayurveda 6.000 anni fa non aveva le conoscenze che abbiamo noi oggi di molecole, neuromediatori o cose, diciamo, le particelle come le conosciamo adesso. Utilizzava delle allegorie per spiegare come funziona la nostra fisiologia descriveva tre principi fondamentali che forse qualcuno ha già sentito nominare, che sono Vata, Pitta e Kapha. Vata nella nostra fisiologia regola sostanzialmente tutto ciò che è movimento, il sistema nervoso, tutto ciò che è trasmissione nel nostro organismo. Pitta è il fuoco digestivo, cioè è quel qualcosa che brucia, che metabolizza, quindi la digestione e il metabolismo. Kapha è invece la parte solida della materia, la parte coesa, quindi quello che tiene insieme le molecole. Questi tre principi fondamentali vengono descritti nell'Ayurveda con delle caratteristiche diverse per ognuno. Vata, per esempio, è secco, freddo, leggero come l'aria, come il vento. Pitta è caldo, acuto, pungente come il fuoco, mentre Kapha lo possiamo assimilare un po' all'olio, quindi è denso, un po' vischioso, appiccicoso. Ecco, scusa, e quindi una delle, cioè ognuno di noi ha delle, tende ad andare in una di queste, di possedere in modo maggiore una di queste qualità, esatto, questi aspetti che tu dici, e la malattia va quando noi esageriamo in questi aspetti, o come funziona? Esattamente così, cioè ognuno di noi ha dentro di sé questi tre principi, Vata, Pitta e Kapha, ma a seconda della propria, diciamo, condizione di base possiamo avere più uno o più l'altro, oppure averli equilibrati, ma anche quello che facciamo e viviamo ogni giorno porta a uno squilibrio può portare allo squilibrio di uno dei tre. Noi dobbiamo ricordare che ci ammaliamo sostanzialmente per tre vie. Una è la via alimentare: se mangiamo male, mangiamo del cibo non buono, ovviamente porteremo all'interno del nostro organismo delle sostanze che non sono positive. Un'altra via molto importante che porta alla malattia è sicuramente la via dello stress nervoso, cioè la vita stressante, il correre, l'essere sempre sotto pressione,
fa sì che il nostro organismo produca delle endotossine, quindi delle tossine prodotte dall'organismo stesso. E c'è una terza via che molto spesso dimentichiamo, che è però una via importante, perché è quella che forse nel lungo periodo crea danni maggiori, che è la via emotiva, le tossine emotive. Se noi viviamo una situazione, chiamiamola negativa, quindi con un disagio emotivo, e la viviamo per lungo tempo, questa produce delle tossine, produce una disarmonia nel nostro organismo che poi porta alla malattia. Ovviamente, a seconda poi della fisiologia della persona, questa malattia può concretizzarsi in un apparato o in un altro, a seconda dell'apparato che in quel momento è più debole. Allora, adesso mi verrebbe da chiederti, entra un paziente in questo momento nel tuo studio, la prima cosa che tu fai qual è? La prima cosa in assoluto è l'accogliere la persona. Bisogna fare in modo che la persona si senta accolta dal medico e ascoltata. Cioè, quindi si inizia con una breve intervista per capire quale può essere la problematica, però il primo atto vero come visita è il sentire il polso. Perché per prima cosa si sente il polso? Perché il medico ayurvedico, che viene chiamato anche Vaidya, il medico ayurvedico, non vuole essere influenzato da quello che viene raccontato dal paziente, quindi deve essere il più neutrale possibile, in modo tale da apprezzare quello che il polso trasmette. Una volta sentito il polso, poi si fanno delle domande, o si guardano, appunto, come dicevi tu, le unghie, si guarda la lingua, ma dopo. Perché il primo approccio è l'approccio del polso, cioè sentire il polso ci permette di ottenere la maggior parte delle informazioni. Diciamo che in qualche modo andiamo a sentire, più che le impressioni che la persona ha, che pure sono importanti, andiamo a sentire che cosa il corpo ci dice. Cioè il nostro sistema è già in grado di darci delle informazioni importanti, a prescindere da che cosa pensa la persona di avere. Assolutamente sì, perché c'è un detto che il polso non mente mai. A me è capitato spesso di sentire il polso dei pazienti, ti faccio un esempio, una problematica allo stomaco. E chiede alla persona: ma lei digerisce bene? Ah sì sì, assolutamente, non ho problemi. Invece poi indagando viene fuori che spesso ha reflusso, quindi acidità, che magari si gonfia la pancia dopo mangiato. Quindi spesso succede che le persone si abituano a una certa condizione e non sanno più nemmeno di averla, non si rendono nemmeno conto. Certo. Ecco, scusate un attimo che intervengo dallo studio centrale, perché devo ricordare agli ascoltatori che stanno ascoltando Radio Piper, questa praticamente è Pianeta Oggi, eventi nel mondo, trasmissione di approfondimento culturale, informativo, in onda tutte le settimane a quest'ora, dalle frequenze di 93.8 e 88.800 MHz di Radio Piper di Fontana Fredda. Benissimo, allora Lina, torna nuovamente ad Alviano, a te il proseguo per la conclusione. Grazie. Noi ricordo ai radioascoltatori che siamo in linea con Stefano Lautieri, che è un medico ayurvedico, e ci sta cercando di spiegare la bontà, le caratteristiche di questa antica disciplina indiana. Senti, Stefano, io innanzitutto adesso vorrei chiederti, cioè ci sono tutti accorgi che, per dire, questa è una disciplina che viene da un mondo lontano da noi, anche da un clima diverso, quello indiano, rispetto a quello che possiamo avere in Europa
eccetera. Però ciò nonostante, tu trovi, a me viene in mente, per esempio, che se uno come noi fa una dieta come potrebbe avere un eschimese, diciamo, dopo un certo periodo di tempo avrebbe dei problemi fisici. Così lo stesso un eschimese avere una dieta come una persona della nostra fascia climatica avrebbe dei problemi. Una medicina che viene da quel mondo, nel nostro mondo, tu trovi veramente ha efficacia, funziona, eccetera? Assolutamente sì, ma perché innanzitutto possiamo definire l'Ayurveda non come la medicina indiana, ma come la medicina dell'umanità, dico io, nel senso che descrive, ci spiega i principi fondamentali che regolano la natura e la nostra fisiologia, va sull'essenziale. È adatta comunque quella che è la situazione del singolo alla condizione che sta vivendo, quindi ovviamente ci sono diete diverse per soggetti diversi. Se noi facciamo, come dicevi tu, una dieta tipo quella dell'eschimese, staremo sicuramente male. L'Ayurveda non fa questo, l'Ayurveda utilizza delle piante, dei principi attivi delle piante, che sono comunque piante, è vero che sono che ci sono in India, ma che si trovano anche in altre parti del corpo e del mondo, e sulla fisiologia umana hanno comunque lo stesso effetto, a prescindere da dove io nasco. Il discorso della dieta che facevi tu è più una questione di abitudine, cioè se io nasco in una certa zona sarò abituato a mangiare certi cibi, quindi lì tollererò di più rispetto a chi non è nato lì. Certo. Una cosa importante che non ho detto dell'Ayurveda, della diagnosi del polso, è che permette comunque al medico anche di apprezzare se la persona ha subito durante la sua vita dei traumi più o meno importanti, perché i traumi emotivi lasciano un segno comunque nella nostra fisiologia. Il fatto di poter apprezzare, sentire se c'è stato un trauma importante è un qualcosa di veramente utile alla persona, perché spesso sono traumi che uno tende a dimenticare, li mette sotto il tappeto e va avanti, ma questo trauma comunque continua a lavorare sulla fisiologia e continua a creare danni. Una volta che io invece lo porto a galla, lo riconosco e ci lavoro, quindi con varie tecniche, con il counselor, con tutte le tecniche, diciamo, che possono aiutarmi a lavorare su questo trauma, e me ne libero, allora veramente avrò la guarigione. Altrimenti è comunque un cercare l'equilibrio, ma non arriverò mai a una vera guarigione. Senti, adesso abbiamo ancora un 2-3 minuti proprio di orologio, e ti vorrei chiedere quali strumenti adesso quindi tu hai per cercare di aiutare le persone, i pazienti che vengono da te, che cosa ti dà in mano l'Ayurveda per poter agire con queste persone, oltre alla diagnosi, la comprensione che hai dato ora del polso, eccetera? Sicuramente la cosa più importante che mi ha dato l'Ayurveda è la sensibilità nei confronti del paziente, cioè riuscire a sentire il paziente, oltre che da un punto di vista diciamo comunicativo, anche emotivo. Quello che faccio io dico, non bisogna essere integralisti, non esiste solo l'Ayurveda o solo l'omeopatia o solo la medicina cinese o la nostra medicina, esistono tutte queste discipline che interagiscono fra di loro, si possono utilizzare assieme. Io infatti nella mia pratica quotidiana utilizzo anche il farmaco se è necessario, o per dare sollievo al paziente. Spesso mi capita di visitare delle persone che hanno delle dermatiti importanti, molto proliginose, che danno veramente fastidio. Non gli nego l'utilizzo magari di una crema cortisonica per togliere il fastidio iniziale, ma spiego anche loro che quello è solo un sintomo, che quello è l'espressione di un disagio, di uno squilibrio che si è creato, e che se non andiamo a riequilibrare la fisiologia, questo squilibrio tornerà fuori nello stesso modo, o se non peggiore, o anche trovando un'altra strada. Quindi l'integrare le medicine, secondo me, è la cosa più importante da fare e più utile per il paziente, perché sfrutto tutte le conoscenze che ho, le prime che ho preso e queste ultime dell'Ayurveda, che
non fanno altro che integrarsi le une alle altre. Senti, nell'ultimo minuto che c'è rimasto, se tu dovessi dire dell'uomo, della strada che sta facendo, di che cosa dovrebbe avervi, cosa dovrebbe fare l'uomo di oggi per riprendere di più il centro di se stesso? Innanzitutto tornare in sintonia con la natura, che purtroppo questa sintonia è andata completamente persa, e lo possiamo vedere, basta guardarsi attorno. Perché se ritorniamo in sintonia con la natura, poi forse riusciremo anche a tornare in sintonia con qualcosa di, con noi stessi, e poi con la nostra parte, diciamo, più saggia, che è la parte spirituale. Allora Stefano, noi ti ringraziamo molto delle tue informazioni, delle conoscenze che ci hai passato. Avremo modo di risentirci in futuro, spero. Io ringrazio tutti i nostri radioascoltatori e passo la linea a Massimo Bonella. Grazie Stefano. Grazie a tutti voi, buonasera. Grazie Adriano Appi, ringrazio anche il tuo ospite per queste informazioni molto importanti. Ecco, i mass media dovrebbero concentrarsi in modo particolare, ecco, su questo tipo di informazione, fare degli approfondimenti, se ne parla poco, quindi questo è l'invito, insomma, che vorrei lanciare, ecco, perché giustamente. Allora, non mi resta che chiudere qui il nostro approfondimento Pianeta Oggi Eventi nel Mondo. Ringrazio alle rispettive regie qui a Fontana Fredda Paolo Grasso e a Treviso Rosario Moreno, con, diciamo così, in parallelo con Modena, con Ugo Rosario di Radio Sirius TV. Dico TV perché è anche una televisione internet, non solamente emittente radiofonica. Ringrazio doppiamente perché ripete in forma gratuita questo nostro programma, che nasce qui proprio dalle frequenze di Radio Piper, vale a dire 93.8 e 88.800 MHz in stereofonia col sistema RDS. Grazie per averci seguito, gentili ascoltatori. In studio qui centrale Massimo Bonella, che vi dà appuntamento come sempre la prossima settimana e agli stessi orari. Avete ascoltato Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, a cura di Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20.30 su Radio Piper.